844, questo è Radio DJ Bizzarro. Bizzarro potrebbe sembrare che un grande regista, un grande comico sia anche un grande scrittore. Parliamo di Marcello Cesena che abbiamo al telefono. Buongiorno Marcello. Buongiorno, che belle cose che dite. Forse tu non ricorderai, ma hai diretto anche il Trio Medusa in uno spot, il famoso spot del Tronchi. Lo ricordi Marcello? Ma certo che vi ricordo, vestiti di arancione, bellissimi, un po' di anni fa. Io ti ricordo anche un'altra cosa, Marcello, che Gabriele, che è del mestiere, sapeva che bisognava fare finta di mangiare. Io invece, non sapendo questa cosa, me ne avrò mangiati 80. Anch'io, ma io l'ho fatto volontariamente. Io glieli ho finiti. Ti ricordo anche che i giorni di ripresa da due scesero a uno, perché stavamo male, per quanti ne avevamo mangiati. Da 50 a 52. Ma è un classico quello di mangiare non dovendo mangiare. Quindi non siete gli unici. Senti Marcello, da sensualità a corte con la Jalapas a Un luogo sicuro, che è una fatica letteraria che in realtà riesce, giusto? Era già uscito? Sì. Okay. Sì, è il mio primo libro. Sì. Non è un libro comico, è un thriller. Ed è una cosa a cui tengo tanto, perché è la prima volta in un campo dove non avevo mai messo piede, diciamo, quindi sono molto contento ed emozionato di questa novità, diciamo. Infatti diciamolo subito, non è un libro comico. Oltretutto, se abbiamo capito bene, poi hai preso ispirazione dai fatti terribili di Parigi del 2015. Sì. Esatto, purtroppo sì, perché abitavo a Parigi in quel periodo e ho pensato di utilizzare una cosa orrenda per tirarne fuori qualcosa di artistico, di piacevole per la lettura almeno, ecco. E nasce questa storia da che cosa, Marcello? Tutto frutto della tua fantasia, oppure appunto l'incontro tra queste due donne è una cosa che hai immaginato, hai visto, o sei tra quelli per esempio a cui piace indovinare la vita delle persone? Ogni tanto un esercizio che faccio, no? Cioè guardo una persona magari incontrata in un treno, in un aereo, e cerco di immaginarmi che lavoro fa, quotidiano. Cosa fa, certo. È tutta frutta della mia fantasia. È una Macedonia. Nel senso che parlo di cose che conosco in realtà, perché racconta l'incontro tra una regista di cinema di successo e un'immigrata, una giovanissima immigrata araba, che si incontrano a Parigi e la regista crede di poter trarre un film dalla storia di questa ragazza, la porta a casa sua e cominciano una serie di sedute di sceneggiatura, di scrittura, fino a che questo rapporto, che inizia come un rapporto di sorellanza, come un rapporto anche di protezione di questa donna verso questa ragazza molto più giovane, e questo rapporto si rovina e diventa una sorta di Eva contro Eva, da cui il genere thriller a cui appartiene questo romanzo. E Un luogo sicuro, in realtà, no, si dice anche nella propria, diciamo, safe zone, no? Cioè uno si muove all'interno dei confini che sono congeniali. Tu sei uno che attraversa il confine con una certa agilità. È così, no? Cioè effettivamente fai tantissime cose, poi, no? Specialmente per questo libro ti sarai sicuramente esposto, no? Come non sei rimasto nella tua comfort zone. Ma guarda, questo è molto bello in realtà, secondo me a un certo punto, certo. Poi una voglia anche di misurarsi con cose che non conosce e ha voglia anche di provare quel brividino che magari non prova più da tanto tempo, diciamo. La mia comfort zone, chiamiamola così, Versailles magari è di solito il set, nel senso che il mio lavoro è quello di gestire un set, di girare delle pubblicità come ho fatto con voi o dei sketch come sto facendo adesso con la Jalapas. Stavolta qua mi sono avventurato in una cosa che mi ha dato quel brividino, appunto, che piace provare a un certo punto della propria vita, ecco. Senti Marcello, durante le interviste, noi siamo amici e quindi, come dire, sappiamo che persona tu sia, noti un po' di atteggiamento di scetticismo, oppure la gente si avvicina dicendo ma un thriller scritto da Marcello Cesena? Io ricordo sempre che una volta un signore in aereo mi ha detto ma sta leggendo Il Sole 24 Ore, come se uno che fa il nostro lavoro, come dire, no, dovesse essere per forza su altri tipi di pubblicazioni.
Allora, non soffro di questi pregiudizi, ma non so se in realtà la gente non me lo dica, come dire. Per gentilezza. Guarda con imbarazzo il mio libro e pensa, mo chissà. No, però devo dire che in generale, una cosa, devo dire, molto bella del libro è proprio il fatto che la gente magari lo legge, si avvicina, lo acquista con appunto un po' di pregiudizio, un po' di scetticismo e poi ti chiama e ti dice guarda, l'ho iniziato così pensando di leggere una cosa, un'opera prima, una cosa anche ingenua, eccetera, eccetera, invece ho letto una cosa che tutti mi dicono sarebbe un bellissimo film, per esempio. Sì, è vero, questo è vero. Che per me è un grande complimento. L'hai scritto da regista, si vede. Ricordiamo che c'è un scritto da regista. Da regista, esatto. E ricordiamo che c'è un grande precedente che Io uccido di Faletti, no? Sì, certo. Certo, grandissimo. Marcello Cesena, un luogo sicuro, grazie davvero Marcello, ti vogliamo bene e tra l'altro ci dicono dopo aver lavorato col trio tutto il resto è in discesa, grazie, sì. Sempre carini, grazie davvero. Esatto. Vi faccio riflettere, grazie, su un'ultima cosa, grazie. È un regista con chi ha lavorato con il trio anche, Thriller. Coincidenze, non credo proprio. Ciao Marcello, grazie mille, ciao, un abbraccio.